Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Adesso chiudiamo il carter originale col collettore saldato per il 19. Chi mi segue sul canale ha già visto i filmati precedenti. Chi non mi segue sul canale è invitato a farlo, iscriversi al canale, attivare la campanella per essere sempre aggiornati su nuovi video e andare a vedere i filmati vecchi di questa, della preparazione di questo motore. Adesso vado, ho già messo i cuscinetti, ovviamente usati, dico ovviamente perché io li avevo già funzionati, li ho messi cuscinosamente da ambi i lati, da tutti e due i lati dell'albero, originale che è stato anticipato da me, vi ricordo, con i guardati filmati precedenti che avevo preso un paio di misure. Adesso vado a scaldare il carter grande, così devo infilargli l'albero dentro, poi ho già preparato la guarnizione, l'ho già tagliata qua, l'ho presentata, l'ho tagliata dove era in eccesso la carta, perché lì è stato limato il carter. Adesso cerchiamo di chiuderlo, che spero di mettere in moto, di provarlo oggi. Avrò i miei problemi a infilare il carburatore, cioè il carburatore ci entra bene nel carter, ma lo spazio è risicato nel ciao, nel telaio del ciao. Comunque ce la faremo e spero che giri bene, che tenga il minimo, perché ci sono più incognite. La valvola che non è tanto grande per ospitare un PHBG, è proprio come di nascita di carta, era anche stato ben raccordato e ben saldato il collettore. C'è poi il discorso del PHBG con 17,5 da carburare, è un 65 cilindrata. L'albero l'ho tagliato forse troppo sul ritardo. Andiamo a 210-215 totale di 210 gradi, forse totale più o meno, quasi. Quindi abbiamo due delle nostre belle incognite. Più tocco, vedere se è abbastanza caldo qua, così mi regolo. Proviamo a calarlo, vedere se entra. Prende fuoco tutto qua, se lo sta attento. Colpettino con martello di gomma, lo diamo. Così velocizzo, sì. Così è entrato. Voilà. Adesso soffia, perché forse è andato un pelo di polvere da sul martello. Abbastanza libero adesso, avevo pure che prendessi il fuoco lì. Bisogna stare attenti ragazzi, se no olio, oliamo un po'. Io l'ho tagliata sia qua e sia in altezza, perché se sembrava che andava oltre del piano, poi doveva appoggiare il cilindro, l'ho tagliata in anticipo e via. Adesso scaldo il carter e il semi carter da appoggiare sopra. Ho saltato la parte che scaldava per mettere i cuscinetti, quella l'ho evitata. Non mi criticate sotto il colpetto con il martello di gomma, ma era praticamente, bastava un secondo in più che facessi, avessi fatto fare dilatazione termica, vado proprio colpettino così, tanto per. Non vedo l'ora di metterlo in moto, sono curioso. Speriamo che tenga il minimo, che funziona. Il bello di, a volte, di non essere professionista, ma di capire qualcosa, di arrangiarsi, è anche questo, a volte di giocare, di tentare, a volte dici vabbè provo, se ho sbagliato qualcosa la rifarò meglio la prossima volta, piuttosto quell'albero lì non lo spreco, lo metto su un altro carter, per dire, no? Alla fine ce la giochiamo con poco, lo facciamo per divertimenti. Invece è brutto che se. Il brutto è quando è che è brutto, quando ci sono invece dei professionisti,
loro dovrebbero essere professionisti a tutti gli effetti, che loro giocano con i soldi delle persone, perché a volte capita anche quello, che ci sono dei professionisti che sono professionisti, però adesso controllo, è andato contro, gli do solo un coppettino con il suo coraggio di tenere il martello di... Adesso è andato contro, vedete, appena sono toccato, tolgo qua prima che prenda fuoco qualcosa. Un attimo che tolgo questa roba qua calda, perché state sempre attenti, non mettete le cose, che un attimo subire un incendio. Allora. Se soffrite più o meno il calore, non lo so, io faccio così, senza guanti termici. Se avete necessità di usare dei guanti termici, usateli, che è necessità, sarebbe d'obbligo, diciamo, sarebbe molto consigliato. Comunque, mi dipende poi ognuno che resistenza ha. Io vedete che da una parte metto una rondella normale, dall'altra la Glover, da un'altra una rondella di quelle tipo giuste che sono più inclinate. Quello che ho metto, non sto a guardarmi sottile, per diversi motivi, sia perché non voglio sbattermi a cercare le rondelle giuste, sia perché tanto è per me questo carter e difficilmente lo vendo. Se capitasse che lo vendo a qualcuno che comunque gli faccio un buon prezzo e quindi... Anche se le viti non sono proprio le sue precise, va bene lo stesso, cioè non è che andiamo a guardare l'uovo. Avevo messo la... Lo faccio già altre volte, ma lo ribadisco che avevo messo la vite al contrario per evitare che venisse pizzicata la guarnizione a metà del foro e poi tu magari vai a stringere gli altri prigionieri, poi ora di far passare il prigioniero dentro, vai a pizzicare la carta e rovini tutto. E allora con il filo sempre un paio di punti sui segmenti più critici dove si sposta, un paio al contrario, in modo da evitare problemi. Adesso avvito un po', poi tiro giù di qua. Prima avvito un po' in diagonale, poi proviamo a far girare. Se poi giro bloccato, faccio come l'altra volta, gli do un colpettino col martello di gomma. Ok? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Adesso vediamo già se giro, se... Oh, giro già abbastanza libero. Non mi lamento. Non gira liberissimissimo, ma neanche forzato, gira... Diciamo che possiamo accontentarci. Se poi vogliamo dargli un colpo di martello di gomma, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 e 3. Importante non rimane forzato. Sì, così va bene, mi piace. Speriamo che andiamo bene. Qua tutta un'incognita. Poi volendo, se gli do, a volte gli dai il colpetto di gomma, gira più libero, a volte gira più bloccato. Vediamo. Adesso gira più libero, vedete? Quindi il martello di gomma, il colpetto con martello di gomma ci sta, va bene. E adesso farò olio, mettiamo un po' di olio. Anche qui usato, ma mi spiego. Non è che sia usato, che è secco, che è stato sostituito, è stato cambiato. Magari si apre un motore che va benissimo. La prassi è società consumistica di oggi. Mettiamo un po' olio nuovo. Ovviamente ci sta di ciò che fa il lavoro, però magari non è necessario e uno lo fa lo stesso, diciamo, no? Adesso guarda, c'è una chiave da solo da spingere perché a mano non ce la faccio. Perché a volte andare a spingere, a volte serve un pezzo di tubo o una chiave per spingere sul diametro che interessa, diciamo. Se vediamo se
sul pezzo di tubo abbastanza in piano, che voglio che entra a filo. Vediamo un po' se questo ci entra, questo è piccolo, se, perché io voglio che vada a filo, però a volte non è facilissimo far andare a filo. Vediamo se c'è un tubo, qualcosa che posso spingere. Ovviamente lo facciamo senza creare danni. Vedete che sto andando, facendo andare a filo. E qua voglio che vada a filo. A volte mano non si riesce a spingere. Allora ci aiutiamo con così. Però ovviamente fate attenzione a non tagliarlo. Usate un po' di cognizione, ovvio. Adesso ovviamente gira più forzato perché il parolio fa resistenza, però vedete che adesso è bene a filo. Voilà. Poi. Questo è uno spinato 10 originale che abbiamo tagliato. Adesso. Segel qua c'è già. Controlliamo se gira, così vuol dire che è in sede, diciamo, il controllo che faccio io di solito. Sembra che gira abbastanza. Ah, più o meno, vediamo. Non è che scappa adesso questo seggio qua. Sembra un po' storta la forcina, però facciamo così. Pinze con i becchi. Sembra un po' storto infatti questo seggiole qua, si vede che ha preso un colpo, vedete? Dicono che glielo conviene drizzare il seggiole, perché non va bene, io lo sto facendo però. Vediamo se ho qualche altro seggiole più furbo. A me piacciono più quelli che sono uno solo, diciamo, sono singoli. Adesso vediamo qua su qualcosa. A me piacciono questi qua fatti a uno, diciamo, sono più difficili da mettere, però danno più soddisfazione. Lo scarico è lì, quindi diciamo che se l'aspirazione è di qua, l'aspirazione è di qua, sì, ci sta, possiamo anche metterlo così, va bene. Allora, vediamo un po', qua ne ho da due e da uno, prendiamo questo qui da uno, per esempio. Questo qui è un po' più difficile da mettere, però perché fa parecchio. Però io di solito faccio così per aiutarmi a metterlo. Lo inserisco dentro quello così. Adesso non è entrato bene, si vede chiaramente. Però spingo quello lì un po' più avanti così. Adesso è entrato. Sentite come ho fatto tic. Adesso spingo dietro lo spinotto, che l'avevo spinto in avanti. Controllo qua, facendo girare. Adesso prendo il cacciavite, quello di prima più grande. Si è rotto il guanto, non ridete. Tac. Poi vado a evitare che questi. Ah, prendo un seggiore per. Vediamo un po' il seggiore che mi convince, di questi che ho qua. Può essere questo per dire che mi convince. Mettiamo così. Questi qua sono M10, sono M10, non sono dell'affettatura, sono da 10. Poi ovviamente sono quelli lì più grossi da 12, lo spinato 12, eccetera. Questi ritolgo. Ora. Li metto a posto. Poi fasce. Queste qui che le metti da così da cosà non fa problemi perché di cotta del grano e pare, diciamo.
Sono anche morbide queste fasce qua da mettere. Mangiamo un po'. Poi. Ovviamente sarebbe da mettere prima il pistone sulla biella. Seggere e poi infilare le fasce nel cilindro, però qua c'è poco spazio, io le mani grosse faccio sempre così. Ad esempio per la moto da cross, ovviamente che il cilindro è una bestia, i prigionieri corti e ovviamente poi una fascia sola è anche più comodo, però a parte quella, ma anche quelle due fasce, cosa faccio? Faccio la prassi giusta, pistone, poi schiaccio le fasce e infilo il cilindro. Ma lì è un discorso diverso, qua lì c'è spazio almeno, qua spazio è quello che è per le mie mani, diciamo. Bisogna sempre controllare i grani che ci siamo. Poi questo spinotto qua andiamo a inserire. Deve essere così che scivola bene, perché sennò non è che andiamo bene, poi tribuliamo eccetera. Un po' di olio qua. Adesso ovviamente andiamo a mettere le guarnizioni, che ne ho due. Anziché mettere la guarnizione del DR, ho messo questa con pelo più spessa, che è 0,10 più spessa, perché quella del DR è 0,15, questa è 0,25 e questa qui è 0,80. Così ho rifasato di 0,90. Per essere comodi io qua, perché poi non lo voglio tribulare, ve lo dico chiaramente, svito prigioniero, infilo la basetta. La guarnizione e poi dopo vado a e poi vado niente, poi dopo vado a mettere l'altro prigioniero, se no divento scemo. Non divento scemo, però è una rottura. Così è giusto. Adesso devo inserire il prigioniero che ovviamente è caduto. Allora, devo mettere in bolla sto banco, perché sapete che si è spostato qualcosa e è andato fuori bolla, perché non è più piano come prima. Ok, adesso qui è facile perché 1, 2, 3 prigionieri, aspirazione, vedete, a volte alcuni chiedono da che lato va il pistone. Fronte scarico, finestrelle, aspirazione, scarico, tutto chiuso. Se è tutto chiuso da una parte all'altra, a volte capita, si guarda la parte che diciamo è più alta e quella va dallo scarico. Poi comunque c'è la freccia sopra che indica lo scarico, come in questo caso, se non c'è, non so cosa dirvi. Ho usato il giudizio. Allora. Tanti dicono che non sbatti, ma io vado bene così. Sì, con la gabbia rulli è un po' più scomodo, avendo. Adesso vabbè, sono anche storto perché se lo metto nella morsa non riesco ad essere ripreso bene. E allora sono quelle cose che. Però una volta che lo hai fatto andare giusto come deve andare, così togliamo, guardiamo bene. Adesso io, voi non vedete, ma io vedo. Ovviamente così. Adesso è andato, faccio andare solo un pochettino con un paio di colpettine leggeri l'ultima parte. Adesso possiamo infilare il seggio, questo. Mettete un pezzo di carta se avete paura che scappa dentro, se non avete paura non mettetelo. E ce la rischiamo. Adesso inclinato verso giù così.
Vediamo che si è ben messo, controlliamo di là. Si è ben messo, qua c'è un pelo di qualcosa. Adesso ovviamente facciamo andare giù bene le guarnizioni, così. Adesso vi faccio vedere quando va il punto morto superiore. Vabbè, prima di tutto, allora, quando scarica, dovete vederlo bene qua che piacevole, è un piacere. Guardate com'è. L'ho lasciato proprio al centro, un pelo, fatto in modo che fosse il pistone un pelo più alto, perché sennò se lo mettiamo proprio a filo o il pistone che è più basso dello scarico, dando fu forte fuori giri, sputa, si scalda la fascia con superiore e la sputa fuori dallo scarico. Poi succede come Rufus Garros che ha trovato un motore senza una fascia, con la fascia sputata nello scarico, che succede quelle cose lì. Poi andiamo su, guardate quando andiamo su come andiamo bene. Se c'è un residuo di qualcosa, a volte capita qualche residuo. Vabbè. Voglio farvi vedere, guardate come viene su bene. Testa scoppio centrale, oh. Squish basso, massimo troppo compressione, ma non importa. Massimo, posso metterci una guarnizione qua per alzarlo perché ho fatto spianare parecchio, che era per il carter Spolini Speed Engine. Ho fatto spianare 1,5 che è il massimo perché vedete che qua il materiale non ce n'è più. Siamo arrivati a filo. Come ben vedete, qua c'è più spessore e qua meno perché quello che conta è questo piano che deve essere a 90 gradi con quello della canna, non c'entra la fusione. Il piano buono è questo qua, ovviamente, però lo dico perché alcuni poi venire dei dubbi. Infatti vedete che qua è più spesso che più sottile, però qua nel punto più basso siamo riusciti a togliere 1,5. Adesso vado a montare la testa, ovviamente, ah qua la testa io l'ho tagliata, pasticciata per metterci la proma senza problemi, perché mi ero stufato, che, cioè mi ero stufato, non potevo metterci la proma con questa testa qua, allora ho detto ma ci tagliamo, tanto non me ne fregava niente di tagliare. Adesso qui cosa faccio? Ho le Glover da M7, ho trovato le Glover, ci metto le Glover. Abbiate pazienza, non mi criticate, tanto sul dovere lo farò stesso. Non so se si vede cosa sto facendo. Scusate, a volte se le riprese lasciano un po' a desiderare, ma faccio come posso. Adesso appoggio solo la mano così. Di solito io ne metto sempre una sotto e una sopra la molla di rondelle che sì, adesso non guardate che è una Glover. Questo prigioniero è più lungo ed è tagliato perché l'ho preso nel prigioniero di una Vespa 125 Primavera T3, che sono prigionieri M7, ma sono molto più lunghi. E allora l'ho presi, che sono più lunghi. Poi cosa ho fatto? L'ho filettato perché, essendo più lungo, aveva, essendo parzialmente filettato, il filetto per dire arrivava qua, perché sono sempre 140-145 mm contro 120-125 quelli del Ciao. Allora cosa ho fatto? Il filetto parzialmente filettato, poi dove serviva il filetto non c'era, allora ho continuato a filettare a 7x1 come gli altri del Ciao e poi l'ho tagliato all'altezza che mi serviva, un pelo anche più lungo, va bene, a occhio. Però adesso il filetto c'è, quindi posso. Adesso ovviamente bisogna cercare di centrare il più possibile. Il brutto di queste teste qua, che centrarle non è facilissimo. Ci va occhio, forse delle teste più precise. Ad esempio c'è dei bei motori, elaborazioni, che sia 50, che sia specialmente il motore liquido, hanno un centraggio spettacolare delle teste. E in modo che te proprio sei preciso preciso anche per lo squish, per tutto il resto. Comunque, adesso andiamo a chiudere un po'. Adesso poi io valuto se vedo che c'è troppa compressione, piuttosto metto una guarnizione. Allora, 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Adesso vabbè, girare così, ovvio che serve che ci sia tanta compressione perché non c'è la chiavetta e posso infilare una chiavetta nel qua. Posso infilare una chiavetta qui. Devo metterla bene perché se la metto male non ha senso. Allora, infiliamo una chiavetta qua. Appoggiamo un volano qualsiasi. Schiacciamo la valvolina per togliere. Allora, così schiacciamo la valvolina, così tiriamo su. Sì, la compressione la fa. Adesso un attimo che non ho voglia di far fatica, appoggio un attimo qua che si è appena appoggiato il volano. Voilà. Adesso faccio un attimo pausa e poi continuiamo a mettere la parte elettrica. E vedete qua la basetta, io qua l'ho tagliata perché sennò poi perché quando te la vendi la rotonda, sennò poi non ci stava a infilare il telaio, diciamo. Così dovremmo starci, controllo, ma se massimo è, la rifilo ancora un po', ma credo che così ci stiamo a pelo proprio. Dovevo appoggiare il telaio, dovremmo starci. Ma credo che dia fastidio, se poi dà fastidio, no, ma tanto così ne abbiamo, non so se si vede il fiato. Allora, facciamo vedere di qua, forse si vede meglio di qua. C'è poco, ma non dà fastidio. Adesso vediamo, continuo. Adesso faccio pausa, poi attacco il filmato come vi ho già detto tre volte e continuo.